Salve a tutti ed eccoci qua per il secondo appuntamento con Hermes Gasparini. Abbiamo già fatto un video sul mio canale, andate a vedere quello con Gaggi che ci ha insegnato tutti i segreti del braccio di ferro, anche la morra cinese, giusto Marco? No, Gaggi è stato secondo me un eccellente insegnante, ha messo giù una specie di codice, una specie di sistema per passare da un tipo di ingaggio a un altro, cioè passare dal top roll al hook poi al press in cui c'era questo sistema di contromossa in cui il gancio sconfigge il press, però l'hook sconfigge il gancio. C'è cioè una serie di concatenazioni. No, sta ridendo, Marco. Sta ridendo. Non lo so, cos'è? Carta, no, forbice. Ambasciatore no, non porta pena. Non ho visto questo video, di conseguenza non posso. Marco, stiamo facendo una figura di merda. Perché hai citato Gaggi? Io non sono un braccio ferrista, riporto quello che mi ha spiegato Gaggi, che mi ha fatto peraltro vincere qualche incontro. Sta ridendo di noi, ci ha messo in imbarazzo. Adesso dobbiamo recuperare, lascia fare a me. Scusa per il mio ospite, non voleva mancarti di rispetto. Quello che stava dicendo lui era una cozzaglia cinese di quello che è il braccio di ferro, ma in realtà Hermes è qui per spiegarci in cosa consiste. Hermes si dissocia, insomma, da quanto capisco. Io non ho mai sentito carta, forbice e sasso. No, ma era una metafora, un paragone, per cui se tu attacchi con un press l'avversario... Non è un gioco di carte, qua. Vabbè, io riporto quello che mi hanno comunicato. Cioè, non è che cioè, tira fuori l'asso, la briscola o... Mi dissocio. Allora io guarda, mi zippo. Okay. Oh, fine. Parla il maestro ora. Cos'è il braccio di ferro? Allora, il braccio di ferro è uno sport che tutti abbiamo fatto. Da piccoli, ai bar. Esatto. Beh. E dopo, col tempo, sono nate varie federazioni e si è amplificato molto, come arrivando ad oggi, che tantissimi lo seguono. E qual è la federazione più importante in Italia? Per quanto riguarda SBFI, Federazione Italiana, che gestisce tutte le gare regionali, che fanno i campionati italiani e anche internazionali. Dopo ci sono vari step, cioè da quella federazione lì puoi fare gli europei mondiali, che sarebbe la WAF, sarebbe quella che controlla un po' tutto, anche la SBFI. Dopo c'è il professionismo che parte, è una lega a parte, è come l'Olimpia del bodybuilding. E c'è King of the Table, sarebbe lo svolgono sempre a Dubai, e l'East vs West lo svolgono sempre a Istanbul. Quindi io adesso, quando sto facendo quelle gare lì, o sono a Dubai o in Istanbul. Cioè, meno male, sono sempre... Scusa, non c'era anche la WAL, la WAL? Sì, dopo quella lì è morta. Ah, quindi c'è dopo il Covid... Non ci azzecchi mai, Marco. Cioè, ogni cosa che dici... Però c'era, no? Ha contribuito tantissimo a diffondere lo sport, anche quella... Perché è andato su ESPN, ha fatto un bel lavoro in America. Insomma, è uno sport professionistico o amatoriale? Cioè, tu campi di questo mestiere? Sì, campi, siamo in pochi. Cioè i migliori possono campare? I migliori possono campare, sì. Campo bene... E le gare adesso sono arrivato a questi top 5, top 3, così vengo ricompensato molto bene. E dopo ovviamente ci sono tante cose che possono aiutare, perché tutto fa brodo, no? Sì. Magari faccio il coaching online, faccio qualche video su YouTube, ho qualche sponsor sulle maniglie. Tu per essere così grosso immagino che mangerai bovini, insomma... Coccodrilli... Sì. Di tutto. Non è vegano, sì. Marco, ovvio. Io non sono un ambasciatore del veganesimo, io mangio prevalentemente vegetali perché sto meglio, anche per un discorso etico, ma non penso sia questa la sede per affrontare il discorso. Sì, comunque sono seguito. Da chi? Da Francesco Pelizza. Aspetta, non ho capito. Francesco Pelizza. Pelizza, esatto. Ma Pelizza, il powerlifter. Il più forte d'Italia. Mi ricordo nel 2013, cioè quando cominciava a fare sport, lui era uno dei più grandi del Parma, esatto. Che reggeva anche all'internazionale. Era un bello grassottello, più 120. Cos'era? 120, dopo ho fatto anche categorie più poi 120. È dimagrito ultimamente? Sì, adesso è sotto 120. Perché da quando è diventato nutrizionista si è messa a dieta? Ah, quello non lo so. Ma quello che è venuto con te prima? Sì. Facciamolo vedere allora. Ah sì, è qua. Ciao Francesco, ciao, noi ci conosciamo da lunga data, anche se non abbiamo mai tanto interagito. Tu sei il nutrizionista di Hermes? Sì, seguo da ormai 2 anni e mezzo. Quanto pesava prima di iniziare con te? Allora, se non mi ricordo male, 111. O 112 al massimo, adesso sta a metà, insomma, anche perché per 136 kg. No, ma ero troppo gonfio di acqua. Quasi veniva ad aumentare la forza di mangiare, stiamo parlando di 7000 calorie. Io mi chiedo, serve un nutrizionista per prendere peso? Basta mangiare, no? Di qualità. Così farla facile, sì, uno mangia l'ardo. Serve la quality, my friend.
Anzi, tu hai fatto lui mi dice tempo. I cibi di qualità e come diventare più forte. Tu hai fatto in tempo a conoscere dei fenomeni del powerlifting che mangiavano pane lardo prima delle gare, dato che più o meno le gare le facevamo negli stessi anni. È un po' più complicato, bisogna mangiare bene, equilibrare, anche per non appesantirsi. Banalmente, mangi troppo pesante, fai un match, qua è tutta tensione. In analogia al powerlifting, quando fai uno stacco attrezzato, tiri tantissimo, ti ricordi qualcuno vomitava, no, per la pressione. Puoi fare la stessa cosa qui, ti può venire la nausea mentre sei sul tavolo, che sei lì che sforzi, non riesci a respirare bene. Ma e sei sovraccarico con lo stomaco. Tu sei parmense? Io sono di Parma. Perché sì. Parli identico ad Ado Bruzzi. Eh beh sì, cioè, sì. Bilancier, presente. Diciamo 7 anziché 7. Ma pazzone. No, guarda, sono fortunato perché ho trovato lui e veramente non è il classico nutrizionista. Ho avuto un step successivo proprio anche grazie a lui. Proprio a livello. Vabbè, grazie di Francesco. Funzione. Per questo piccolo cameo, sì. Continuiamo l'intervista, sì, ad Hermes. Okay. Seguite Francesco Pelizza se volete contattarlo come nutrizionista. Sì. Allora Hermes, visto che non è morra cinese il braccio di ferro, ma è un'altra cosa, spiegaci come se avessi 5 anni, cioè come funziona. Io adesso sono qui, cos'è questo? Cos'è tutto io? Okay. Perché è giallo-nero? Tanto il braccio di ferro funziona, bisogna appoggiare i gomiti su un appoggio. Questo è il pad per appoggiare il gomito, ok? Questo è cuscinetto dalla parte vincita dalla mia parte, parita dalla tua parte, quindi quando modo tocchi che non giù, mi spezzo il braccio, esatto, giusto? E questo è il contrario. Ovviamente è settato in una maniera... Metti un attimo. Ci ho provato. Facciamo il fotogramma, battuto Hermes! Mannaggia! Me l'hanno già fatto più volte, l'ho già preparato. Ti ha già spezzato il braccio. E comunque questi momenti a freddo qua ti spacchi, Vabbè. Ed è settato appositamente per non avere infortuni. Uh-huh. Vedi che è tutto in diagonale, no? Questo è assettato per il destro, okay. Perché se tu fosse così, sforzi di più l'omero, questo osso qua, e se va in torsione a volte si può rompere. Fa frattura proprio così. Ma è successo in un incontro che hai assistito a una frattura di omero? Che succede in quel caso? Vinci perché hai spezzato il braccio o vai in galera? Vinci e... Però con rimorso. Sì, oddio, non è bello, insomma. Senti uno schiocco fortissimo. Ma di solito succede quando uno parte veloce perché non ha intenzione, no, o può spezzarsi, no, anche no, dipende. A volte capita anche in posizioni che dici che non erano tanto pericolose, perché quando fanno la gara degli esordienti, dei ragazzi che iniziano da poco, ci sono gli arbitri, stanno molto attenti di vedere se ci sono posizioni pericolose o che... conseguenza bloccano l'incontro. Invece nei senior, che sono già più avanzati, lasciano più scorrere. Però a volte capita, come tutti gli sport. È una brutta frattura. Sì. Però okay. Non è che dopo ti rompi l'osso è finito. No, ma l'osso si rifà. Si rifà e torni. Peggio un tendine. Esatto. Quindi dopo devi pugnare la mano l'avversario. E c'è il giudice che vedo che deve tenere il polso non piegato. Allora l'importante è tenere i polsi dritti, le nocche si devono sempre vedere. Perché il punto fulcro del braccio di ferro è proprio qua sopra, qua dove si genera tutta la forza. Uh-huh. Quindi perché le nocche si devono vedere? Perché se io dovessi coprirti tutta la tua come nocca... Come stallone, in over the top, che fa in quel, esatto, modo là. No, dopo il go puoi fare qualsiasi cosa. Prima del go devi partire dalla pari. Se io dovessi farti così già prima della partenza, ti senti che sei già sottomesso, no? Senti che sei, sì, svantaggiato, sì. Ok. Dopo ci sono varie tecniche, quindi sempre l'indice sopra il pollice ti dà più presa. Perché più riesci a prendere la parte alta... e più sei forte nella presa. Dopo c'è la tecnica del top roll, che la sua, cioè, utilità apri la guardia, è aprire, diciamo, la mano dell'avversario. E il movimento deve essere sempre in sinergia col corpo, non è mai il braccio che va da solo così. Quindi è tutto il corpo. Qua è come se dovesse essere legato insieme, quindi parti e vai giù. Vedi che la spalla con la mia nocca non si smuove mai. Però c'è gente che ho visto che fa questo. Si punta col piede, ho visto Gaggi in quell'incontro contro Luigi Resmuto. Luigi ti chiama con la mossa dello struzzo, del cavallo, e spinge di là. Cioè, cosa diventa qua? Allora, le gambe le puoi alzare una alla volta. Non puoi mai alzare tutte e due. Cioè, l'importante è che... Non è che posso stare aggrappato così. Sì, puoi. Non ce la fai. C'è qualcuno che lo fa. Si mette così e tira indietro così. Vabbè, casi estremi, però quello lì è fallo. Questa spinta qua del piede ti aiuta soprattutto quando vuoi fare tanta pressione in laterale, quando vuoi spingere, sì, in questa maniera qua. Ma però questa tecnica qua la usano di più i gancisti, quelli che fanno ingancio, o i pressisti. Ecco, in base a cosa decidi se fare una o l'altra tecnica? C'è una genetica che lo fa vedere? Uno che parte da zero dovrebbe fare delle prove con altra gente, qualcuno insomma che è nel campo, e si capisce subito dove sei più portato, come nel powerlifting, c'è chi è più portato. Dalle leve non lo capisci? Dalle leve sì. Perché a me Gaggi... Uno la leva lunga
99% fa il top roll. A me mi ha detto Gacci che sono da gancio io perché ho l'omero corto. Può essere, però magari può essere che se riesci a sfruttare più la forza in top roll. Però questa cosa qua si vede nei primi mesi di allenamento, nei primi mesi di prove. Cioè è una roba che devi provare, non puoi dire mi sveglio la mattina sono forte in top roll. Ma perché scassa così tanto fare braccio di ferro? Anche fatto in maniera... Scassa così tanto chi non è capace di farlo. Tutti, quanti infortuni hai subito nella tua carriera? Infiammazioni tante ovviamente, perché vabbè, tutti gli allenamenti con alti carichi e le competizioni che fai ti crea qualche infiammazione. Dopo ho avuto un'operazione, ma questa infiammazione non è stata causata dal braccio di ferro, è stata una cosa genetica, ho dovuto tagliarmi l'ulna, accorciarlo. Pizzica. Poi vedo che ci sono le corde pure, no? Non servono, sono le cinghie. Servono più che altro per far sì che le cinghie si usano, che praticamente se due persone usano il top roll, succede questo, capito? Tu vai primi la mia mano, io voglio la tua, voglio aprire la tua. Ma tu cerchi di scappare, no? In certi casi. Cioè l'incontro che ho visto con... Ma magari se uno è più forte con le cinghie... Ho visto l'incontro con... Larrat. Visto che tu cercavi di fare questo, perché lui era forte in quello, no? Se non sbaglio. Lui vuole andare alle cinghie, sì, perché è più forte. E tu poi decidi di dire no, non voglio le cinghie? No, se sganci di andare alle cinghie per forza. Ok. Oppure se... All'inizio tu domandi le cinghie, l'altro accetta, puoi iniziare subito le cinghie. E poi puoi toglierle dopo o sempre solo cinghie? Dopo le toglie. Ogni round parte da zero. Tu sei da cinghia o senza cinghie? Ma più o meno uguale. 90% vai alle cinghie, perché c'è talmente tanta forza in mezzo che le mani scappano sempre. Quindi con le cinghie dopo lì non scappi. Quindi i falli quali sarebbero in questo caso? I falli sarebbero alzata di gomito. Appena stacchi è nulla? Sì. È un fallo. Se lui prova a staccartelo così invece in qualche modo? No, non è possibile. E ti tira così tanto che tu esci fuori però? Se tu ti male tira indietro, però è sempre fallo tuo. Ok. Sì, alzare il gomito, uscire dal cuscinetto è sempre un fallo. Quando hai due falli è perso l'incontro. E lui perde appena tocca praticamente questo, no? Lo sfiora. Esatto. O tocca o va sotto la linea. Qui è come se ti fosse una linea immaginaria. Se magari io sono qua e tu fai così... Io ho perso. Cioè io vedo certi incontri che persone che arrivano qui e poi in qualche modo riescono a riprendere. Cioè come fai? Cioè lì dovresti avere il minimo della forza, no? Come fai a riprendere? Ci sono tanti che usano un blocco articolare che si chiama ponte, cioè questo, come ho fatto con quel bestione leva, con la mascherina, no? Da qua lui non riusciva più a spingermi giù perché la forza maggiore ce l'hai quando sei al centro del tavolo, non quando sei qua in fondo. Sei qua in fondo, sì, riesci a fare tanta forza, però... Non hai il braccio che tira come quando sei sopra. E di conseguenza quando c'è una fase di stallo qua e uno usa tanto il blocco articolare, tu ti stanchi molto di più di me. Di conseguenza quando ti scarichi il braccio, torni indietro. E sono i match più spettacolari. Quindi, è un altro nullo o quale può essere? Partenza prima del go, ma dico ready go, parte prima. O se no se i due... Ma scusa, ma non c'è loro che tendono le mani in quel caso? Vedo io. Sì, loro ti mettono giuste. No, la prima fase è noi ci prendiamo le mani, loro danno un'occhiata. Se ci mettiamo a posto noi, bene, danno il ready go. Se vedono che i due avversari, uno vuole imbrogliare robe, non si trova un accordo, loro dicono referee's grip, ti mettono le mani loro. Però lì se ti muovi è un fallo. Ma il fallo vuol dire che perdi il round? Un fallo è... Una munizione. Ah, okay, quando ne hai due, hai perso il round. Ah, ok. Io ho visto che il passaggio dal ready al go è velocissimo. Gli arbitri dicono ready go. Ready go. Non dicono ready, poi aspettano. No, perché se dicono ready go, moltissime volte tanti partono prima, perché sentono il ready e allora si agitano e iniziano a tirare. E dopo, almeno dicono ready go, partono tutti e due insieme e fine. Negli ultimi incontri... dicono solo go. Don't move. Ok, go. Facciamo una simulazione di una prova con Marco. Mi sono messo qui apposta per. Quindi cominciamo, arriva l'arbitro, vi mette sul pad, giusto? Esatto. Mettiamo l'angolo sul pad. L'orologio ovviamente non si può avere. No. Niente braccia, niente anelli, giusto? Niente. Se qualcuno cominciasse a dirti hai perso, fai schifo, cioè ti può demoralizzare questo? Sì. Ti torco il polso e ti spezzo il braccio. Zitto, ti puzza il fiato. Marco, allora, sei al cospetto di Hermes Gasparini. Cerca di durare almeno un secondo. Ecco, Hermes, non spezzare l'omero perché lavora con me e poi dopo un problema, no? Sì, adesso lo faccio fuori uso. Allora, io cerco di mettere i polsi dritti. Contatto gli ultimi secondi. Tu fai l'arbitro. Io faccio l'arbitro. Ready? Go! Vai Marco, stai battendo! Vai Marco, vai! Vai! Aveva quasi toccato, non mollare, vai, spingi, non fa male, e oh, ha sfiorato.
Ma che sta succedendo, Marco? Perché perdi sempre la fine? Piglia per il culo, ma dai, lo sai. No, non sta prendendo per il culo, dai. Sei quasi fatta. Serve una mano, Marco? Ciao, Madonna. Oh, è andato male. Cioè, ribaltati due, ci ha ribaltati. Forte, dai. Sì. No, a sinistra almeno. Siamo forti. Un braccio intero, qua sono mutilato. A sinistra. Beh, cosa la dici? Ho qualche punto di forza, posso giocarmi? Allora, la mano, geneticamente parlando, molto propensa. Anche la leva, sei da top roll. Ovviamente adesso lui non sa la tecnica, non sa l'allenamento, niente. Però potresti provare assolutamente. Quindi la mano c'è? Sì, sì, sì. Quello già grandissima cosa. Meglio avere la mano grande che... Che braccio grosso. Che braccio grosso. Cioè, io ero convinto che il braccio di ferro, cioè più grosso sei, più forte sei. Invece vedo a volte delle sfide in cui uno magari che non gli darei due lire batte uno più enorme. Non riesco a concepire questa cosa. A me non mi è convinto, Hermes. No. Questa cosa che top roll, tecnicismi, per me è uno sport di forza bruta. Vince il più grosso e il più forte, come da noi. E quindi è facile prendertela con me, che sono a un fuoco medico, come che chiamo? Non sei uomo. Non sono, ah, perché sono sotto i 100 kg. Esatto. È facile prendertela con qualcuno che non è più uomo da 5 kg. Ok. Io sì, 4 kg fa ero uomo. Da luglio-agosto sono sceso di categoria. Non è un vero uomo qua da presentare. Ti dimostrerò io qualcuno vero uomo che pesa molto più di te, quindi sopra i 120. Oh, allora l'uomo più forte d'Italia. Te la sentiresti? L'uomo più forte d'Italia? Sì, lo strongman più forte d'Italia. Va bene. Sicuro? Sono qua. Va bene. Ok, allora facciamo entrare in scena Andrea Invernizzi. Ciao Andrea, benvenuto alla Oscar. Allora, ti abbiamo portato qui perché il nostro Hermes sostiene che conti la tecnica e non conti essere più grossi. Io invece sono l'idea che più grosso sei e più forte sei. E tu sei l'uomo più forte d'Italia, perciò ora devi spezzare il braccio a quell'uomo. Andiamo. Allora, tanto... Lo so, hai paura. Si può dire che adesso... è un uomo, non confronto a te che sei... Dovresti fare qualcosa per diventare un uomo. Andrea, allora, finisci. La vendicami. Lo conoscevi, Andrea? Strongman, giusto? Sì, molto strongman. 400 kg di stacco. Very strong. 230 di panca con noi. Però, caro mio, qua sopra cambia tutto. Io non sono convinto. Adesso mi devi far vedere come batti la un uomo più grosso. La legge della fisica del tavolino braccifero così. Andrea, smentiscilo. Dai. Io bacio da arbitro. Sinistro. Ma cazzo, il braccio. Ready, go. Andiamo. Vai Andrea. Andrea, vai. Comincia a spingere seriamente, vai. Vai, vai. Andrea, è il tuo braccio più forte questo? Vabbè, stai giù. Mi fa già male il braccio, cazzo. È nulla adesso. Dai, no, stai andando bene. Oh, figa. Vai, vai, vai. Vai giù col corpo, giù. Andrea, perché puttana, pesi più di lui. Tieni un po' qua, andiamo. Ma che succede? Ti sei stancato dopo la panca con noi? No, è impossibile. No, comunque c'ha forza. No, figo, a sinistra no. Poi. Cambiate, cambiate. Ce l'ha la mano e vabbè, ovviamente. Si è esplodendo il cervello, figo. Non hai qualcun altro. Però hai faticato, cioè comunque hai sudato, di la verità. Guarda. Vede? Sono nato io, guarda. Ma chi cazzo devo chiamare per battere Hermes? Andrea, pure tu. Lei con l'altro? Vabbè, lui era mancino, quindi adesso Dorsi. Saranno cazzi Dorsi, tuoi. Okay. Vai Andrea, c'è un bel premio in palio se lo batti. Dai, dai che sei quasi fatta, vai! Dai, ancora uno sforzo, dai, spingi! Possibile. da qui l'avambraccio su è grosso così. Visto dall'alto, dall'interno c'ha... Questo parla di notte. C'è sembra il bicipite di Nocerino, sembra. A cuore. Io parla. Sembra Nocerino intero, sembra. Comunque io farei una sfida tra loro due. Ma tra me e lui, dici? Sì. O sinistro ci sto. Dai, vediamo. Proviamo. Io sono una schiappa. Se perdi pure con Marco, Andrea, sì, ti riporto a casa. La premessa è che io sono una schiappa, al braccio di ferro. L'abbiamo detto. Sì, ho capito la schiappa, ma lui è il tuo comodino. No, non ho speranze comunque. No. Vabbè ragazzi, facciamo un ulteriore test del fatto che più grosso non vuol dire più forte nel braccio di ferro. E Marco testimonierà dopo Hermes con una seconda prova che batterà Andrea su tutti i fronti. Marco, impegnati,
stai per battere l'uomo più forte d'Italia. Sto per farmi strappare. Ah, quindi punti su di lui. Io ho perso fiducia ormai, quindi scommetto contro Andrea. Io ti fo Andrea. Senti ossa che si spaccano, fermati. Sono il mio probabilmente. Vedi che no. Già presenza Marco, emana potere. Vacci piano che devi fare la military dopo lui, eh. Vai, fai da giudice. Allinea tutto. Poi pulisci qua, ok. Ready, go! Vai Marco, vai cazzo! Vai! Bulgaro tutta la vita, bulgarizza! Vai! Massimale! Il press è andato a buon fine, però se la sono giocata. Fa male sotto scapolare. Devi fare un po' più di... Devi usare un po' di più il top roll. Top roll dici, devo... Sì. Vabbè, lì ti lavoro. Devi fare un po' la pronazione e dopo andava bene. Tu hai usato proprio potenza animale. Vabbè Andrea, ti ringrazio. Puoi tornartene a casa tua, è stato inutile, per punizione verrai massacrato tecnicamente sulla military press nell'altro, in un altro video con Marco PT. Ok, grazie di tutto, a dopo. Grazie campione, ciao. Alla prossima. Quindi... Ma cambio te, devo fare te adesso. Esatto. No. Sì, tutti quanti hanno girato, tu no. Okay. Intanto rifletti, fai girare gli ingranaggi in quel piccolo cranio luccicante. Quando decidi io sono a disposizione. Tanto vado a ricucirmi sopra il sottoscapolare. Marco, io... Dimmi. Ha distrutto tutte le mie convinzioni. Giusto. Perché... Pensavo che sai, 50 di braccio, 60, battesse, vincesse il 60. Beh, comunque come avambraccio, guarda che la carne ne ha tanta. Sì, però sai... Insomma, sei rimasto un po' interdetto. Sì, sono rimasto la vecchia scuola, più grosso, più forte. Invece no. Capito di essere un co... Di essere un co? Un colluso? Finisce con... No, un co? Un conteso? No, un collaborazionista. No, scherzo. senti Mingo, io vado a farmi un caffettino. Esatto. Io chiuderei il video. Ragazzi, se vi è piaciuto questo incontro con Hermes sul tutorial braccio di ferro, ci sfogheremo punendolo con esercizi che a lui non sono congeniali. Adesso entri tu nel nostro mondo. Io c'ho il mio supporter. E qua. Mi vendicherò, sappilo. C'ho il mio supporter Pelizza. Sì. Sì, quindi commentate, iscrivetevi a tutti i canali dei rispettivi personaggi protagonisti di questo video, lasciate un like, Marco non annuire sempre, poi dicono che sei succube mio. No, non ho il microfono, cosa cazzo faccio? Comunico a gesti, capito? Uso un po' il cervello, no? Vabbè, comunque, Bonolis, qua tenga il microfono. Si è frizzato, ogni tanto si spegne. No, ogni tanto va in stand by. Sì, ogni tanto c'è qualche ictus che lo prende. Ritenuto come un esercizio che stimola il testosterone. A me è successo tante volte dopo lo squat di avere quasi una fame sessuale più alta. Sarà stato contento il tuo fidanzato? Bene. Se sei arrivato fino a qui vuol dire che ti è piaciuto questo video, perciò metti un like e iscriviti al canale. E se vuoi essere allenato da me, io faccio un coaching online personalizzato con un programma e una supervisione tecnica per vedere tutti i tuoi errori. Questo tramite sito, che poi sarà online a breve, oppure puoi iscrivermi nei contatti in descrizione.